Bene amici, EICMA 2023, sempre numeri uno i ragazzi di Out Off. Vi ricordate la maschera da sci e gli occhiali da mountain? Guardate, hanno fatto anche la visiera da moto che va a oscurarsi quando si becca la luce. Che figata! Uscire da una galleria, entrare in una galleria, beccarsi il sole e poi gli alberi che fanno ombra non sarà più un problema nemmeno con i caschi da moto. E attenzione, perché c'è anche lo stand Amazon e vi chiederete: ma che cavolo ci fa Amazon a EICMA? Ve lo racconto io. Sponsorizzano la sezione dedicata alle moto che forse non sapevate esistere proprio su Amazon, con tutti gli accessori, componentistica, ricambi eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro potete venire qua fisicamente, sono allo stand 9. Poi c'è una sorpresa che vi racconto dopo, ma la cosa interessante è che è come per il portale auto, ovvero c'è la possibilità, andando a selezionare il vostro veicolo, tipo marca, modello, variante, eccetera, eccetera, di crearsi un garage e filtrare le diciamo i prodotti che sono disponibili a catalogo proprio per il vostro veicolo. E quello che volevo raccontarvi è che se venite qua e fate un sondaggio che aiuterà Amazon a migliorarsi, vi regaleranno un buono da 5 euro. Voi chiedete di lei, venite qua, i buoni ce li ha lì in mano e voilà, les jeux sont faits. Ma oltre a quello c'è anche un'esposizione di qualche accessorio che poi trovate anche a catalogo, tipo questo casco di Sena con interfono integrato Bluetooth mesh. C'è anche la versione per adattarlo a tutti i caschi, tra l'altro tecnologia interessantissima, poi passo da Sena a raccontarvela. O anche da bicicletta, lucchetti Abus, lampadine azzurrate, quanto le ho usate quando avevo auto con fari alogeni, o anche moto, perché no, ma questa la racconto dopo. Sì, sono stato anche motociclista. E poi anche guanti, batterie, oli, altri Bluetooth da casco, bauletti. Se venite qua c'è anche una Moto 2 in esposizione. Insomma, Amazon fisicamente presente in EICMA. E se venite magari ci si incrocia pure. Ve lo ricordate? Io l'ho provato l'antifurto satellitare, perché qua c'è un GPS ma anche una SIM elettronica che consente di tracciare la bicicletta in caso di furto. È una figata. Make in Italy, cioè fatto completamente in Italia. E l'amico Claudio mi ha tirato fuori la schedina che è il cuore di questo prodotto. Basta, segreto industriale. Che belle queste Miving, con anche delle soluzioni intelligenti. Ma il limite di queste moto elettriche è sempre lì: vanno piano e hanno poca autonomia. No raga, mi contraddico da solo. Ho scoperto questa, oltre 200 km all'ora, 110 kW, 230 Nm per una moto che pesa quasi come una termica, tra i 190 e i 210 kg più o meno, in base al pacco batteria, che può essere da 8 o 16 kWh, con autonomia vera attorno ai 150 km. Questo concept a me sembra di averlo già visto l'anno scorso. Altro concept. Boh, non lo so, fa parte di quei brand che alla fine fa anche degli scooter pronti per essere messi sul mercato, ma che poi, finita EICMA, spariscono. Zero SRX. Ok, concept, ma a me sembra che possa già andare in strada. Zero è forse uno tra i pochi brand, anche perché è stato uno tra i primi brand a proporre delle moto elettriche che hanno comunque un senso, sia per quanto riguarda l'autonomia, sia per quanto riguarda le prestazioni. New presenta 4 novità più una, che è il monopattino in fibra di carbonio da 11 kg. Quello però dovrebbe arrivarmi da provare presto, ma questa, che è una sorta di
moto da cross è forse la cosa più interessante, perché guardate, 8 kW di motore omologato, 40-45 km all'ora di velocità, 70 km di autonomia. Kymco ripropone, oltre ai nuovi scooter elettrici, la soluzione Ionex, batterie intercambiabili che si possono ricaricare mollando la scarica e prendendo quella carica. Bella l'idea, ma la vedo veramente un po' irrealizzabile. Ah manna, c'è scritto non salire, ma tanto non ci sarei arrivato, perché se io non salgo e non la tocco, se mi metto così non ci arrivo. A proposito di Insta, guardate questo form factor, perché io so cose, sto provando cose che voi ancora non sapete, ma che saprete. Intelligente questo airbag da zaino. Intelligente secondo me anche l'airbag sul casco cittadino, che vedete in caso di impatto si espande per andare a aiutare l'assorbimento degli urti. E trovo intelligente anche l'airbag per moto da mettere dove c'è il serbatoio o sul cruscotto per gli scooter. E comunque le special con gli 80 e i filtroni esistono ancora. Ecco, ma rifare il progetto Panda con Amazon rendendo un po' tech una special, per me diventa una figata. Salone, se non sbaglio, di Parigi dell'anno scorso c'era la Mobilize Duo. La buona notizia è che finalmente arriva. Questo è un prototipo, ma sarà praticamente uguale. Una vetturetta molto interessante, perché è disponibile in varie versioni, sia guidabile a 14 anni, sia guidabile a 16 anni, quindi velocità 45 km orari, 80 km orari, autonomia con 10 kWh di batteria attorno ai 140 km, anche dentro molto particolare, ovviamente due posti, uno davanti, uno dietro, di Mobilize, che è praticamente il brand di mobilità sostenibile e intelligente di Renault, quindi c'è tutta l'expertise di Twizy, ma questa è completamente una nuova vettura. Prezzi tra i 10, 11 e i 15 mila euro, ma ci saranno anche formule di abbonamento per guidarla. Molto interessante, anche perché ha l'aria condizionata. Da Sena tutta una serie di caschi, sia bici che moto, super smart. Altoparlante e microfono integrati qua con gli altoparlanti che avete sopra le orecchie, ma hanno il Bluetooth Mesh. Cosa vuol dire? Tecnologia che permette di parlare con infinite persone nel raggio di portata del Bluetooth, ma non solo, perché se siete tanti e magari allungati, ogni persona fa da repeater con le altre persone, quindi la portata aumenta ancora di più. Una sorta di comunicazione radio senza dover fare pairing, perché i caschi Sena sentono gli altri caschi Sena e automaticamente si abbinano se sono proprio nel raggio, quindi una figata. Tra l'altro, caschi moto che arriveranno nel 2024, ahimè non ci sono ancora qua in EICMA, i Phantom con dash cam, quindi con cam anteriore e posteriore integrata, luce di posizione che ha anche questo casco, e ovviamente tecnologia mesh ma anche head-up display con la proiezione sulla visiera delle informazioni della moto. In Honda sono inventati le clutch, ovvero una frizione elettroattuata. Anche per partire non bisogna usare la leva di sinistra, basta buttare giù la marcia e girare l'acceleratore. Idem per cambiare le marce, basta spostare la levetta di sinistra e voilà, snocciolarne una dietro all'altra. A cosa serve la frizione, che pur c'è e comanda, vedete qua, un cavo che si muove per i micro movimenti, cioè dobbiamo spostare la moto poco, beh, si può giocare di frizione, ma per il resto attuata in maniera elettrica, non male. Sapete che la CBR è stata la mia prima moto, presa 18 anni dopo le mie prime paghette in un lavoro, in uno studio da geometra, perché i miei non mi volevano comprare la moto, quindi sono passato da bicicletta a... quanti cavalli aveva? Troppi, su un peso veramente basso, e è stato divertente. Surra, interessante questa bici chopper con questa sospensione anteriore abbastanza raffinata. Poi però questo mi sembra un po' un BMW C4. Vabbè, cercherò di essere politically correct, ma il nome di questo brand non benissimo, perché si presta un sacco di anagrammi. Non vi piace tantissimo, potrebbe diventare Merdino, ma potrebbe anche diventare Mer
Doni, vabbè, questa non la metterò mai. Lo confesso, sono stato attratto come una falena dai LED, però c'è del design, delle soluzioni particolari in questo scooter di Karen. Scudo retroilluminato dai LED che sono lì dietro, ma soprattutto che carine sono qua gli indicatori di direzione, ovvero le frecce completamente trasparenti che si illuminano dall'alto. Questo mi piace. Ma attenzione allo scoop, perché i cinesi hanno iniziato a copiare se stessi, cioè ditemi se non sembra uno new. Smarda, vi prego, cambiate nome se venite in Italia, e questi sono i prodotti. Forse il nome è giusto, ma ci sono anche delle chicche interessanti a livello di geometrie, tecnologie e design, come questo Naxeon. Devo dire molto 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 carino. E loro sono le numero uno perché dimostrano pragmaticamente a cosa serve il loro prodotto. No, derrapa, ma lo voglio provare, sembra divertentissimo, lo voglio. I can try? Wow, fantastic! Funziona con l'acceleratore, quindi illegalissimo. Ops! No, vabbè, è super divertente! No! Bellissimo! $70 lo compro. E poi nei meandri della fiera un terra scooter, ma deve essere divertentissimo praticamente. Ha i cingoli e un manubrio alto, proprio come un acqua scooter, ma si può usare sulla neve, sulla terra, in fuoristrada. Deve essere divertente. Ecco il fil rouge della fiera. Raga, bisogna imparare il cinese qua, eh. Non ce n'è. Noi italiani sul design vinciamo a mani basse. Guardate che bella che è la Topolino. E la versione dolce vita aperta. Ma quanto ce la vedo a Capri. E anche l'interno con questi particolari. Ecco, il punto di domanda è un po'... Vabbè, l'autonomia, 70 km ci può anche stare, ma... Se qualcuno ci viene addosso su queste macchine, boh. E sempre rimanendo in tema di design, raga, qua davvero non c'è nulla da dire. Appunto, secondo me ne vedremo sempre più, ovvero LED up display sul casco, ma non proiettato sulla visiera, che poi quando apriamo non vediamo più, ma su delle lenti che ci consentono di vedere quello che succede avanti, ma anche di avere un layer con delle informazioni magari sulla velocità, sulla navigazione e sulla mappa. Secondo me è uno sviluppo interessante. E questa è la Kawasaki Z7 Hybrid. Secondo me è un concetto interessante, praticamente full hybrid con un motore bicilindrico da 59 cavalli e un motore elettrico da 9 kilowatt che si ricarica in decelerazione in città, può fare fino a 12 km completamente elettrici. E può avere un senso perché non si perde il piacere di guida termica, ma in città andare elettrici in qualche contesto ha veramente tanto senso. Come vedete non c'è il comando del cambio perché il cambio è automatico, possibilità di cambiare con queste due levette, e il motore da 9 kW può essere utilizzato per un e-boost, quindi per un incremento di potenza istantaneo quando abbiamo bisogno del massimo delle prestazioni. Può avere senso, cosa ne pensate? Il mio EGMA 2023 finisce qui, fatemi sapere se avete visto cose particolarmente curiose, interessanti, divertenti, che proverò a provarle. Ma soprattutto un grande grazie ad Amazon sezione moto che ha sponsorizzato questo video. In descrizione troverete un link a tutti gli accessori per le due ruote. Ciao!